A Cosenza, il taglio del nastro, gli sbandieratori di Bisignano, i trampolieri artistici in costumi d'epoca e la frizzante e coloratissima Tacaboom Street Band hanno dato il via all'edizione 2018 della tradizionale fiera di San Giuseppe. La Fiera di San Giuseppe è un evento popolare, un evento di tradizione storico che coinvolge tutta la Calabria, una festa popolare che tutti aspettano. Sono circa 600 stand su tutto Viale Mancini, via Sertorio Quattromani, e abbiamo anche delle novità, ma c'è stata veramente una grande partecipazione quest'anno. Abbiamo avuto il sold out negli alberghi, ristoranti, quindi questi eventi alla fine creano sempre tante economie, tanto turismo, perché verranno in questi giorni tantissime persone da tutta la provincia e da tutta la Calabria. Per il settimo anno consecutivo è Viale Parco protagonista dell'esposizione delle merci più svariate, disseminate in circa 600 stand che fino al 19 marzo hanno accolto migliaia di visitatori in un clima festoso e con eccellenti misure di sicurezza. Delle giornate di festa, ma nell'insegna della sicurezza, e noi abbiamo lavorato proprio per garantire tutto ciò. C'è stato tanto lavoro dietro con tutte le forze dell'ordine, si è fatto un lavoro molto minuzioso, una grande organizzazione dietro questi 4 giorni. La Fiera di San Giuseppe, per la città dei Bruzzi, rappresenta un forte richiamo alla tradizione, all'identità e alla memoria di quel lontano 1234, quando l'imperatore Federico II di Svevia istituì la Fiera della Maddalena. Nel corso dei secoli, la fiera ha subito alterne vicende, legate soprattutto ad ubicazioni non idonee, visto il grande afflusso di visitatori. Nel 2011 c'è stata la svolta determinante con una nuova location, Viale Parco, che consente a tutti di poter godere della fiera in un lungo e comodo spazio espositivo, con momenti di intrattenimento, artisti di strada, proposte di divertimento per adulti e bambini e contaminazioni artistiche e culturali disseminate lungo tutto il percorso. Abbiamo voluto eventi popolari tra la gente, quindi troviamo i trampolieri, sbandieratori, musica con i tamburi, tutto quello che è tradizione e popolare. La Fiera di San Giuseppe 2018, pur mantenendo fede alla tradizione antica, ha aggiunto quest'anno importanti elementi di innovazione. Cuore pulsante della fiera è infatti l'ex caffè letterario di Piazza Matteotti, che accoglie l'iniziativa Degustando la Fiera. Il caffè letterario è questo momento di grande aggregazione per i bambini ma anche per i più grandi, e lì troviamo proprio le nostre tradizioni, i nostri artigiani, tutto quello che rappresenta la storia della fiera. Saranno proposti i nostri piatti tradizionali, quest'anno ci saranno anche i pizzaioli acrobatici e i bambini saranno felicissimi, faranno anche loro la pizza, e poi abbiamo tanti artisti di strada e anche lì canti popolari e tutto quello che anche come evento rappresenta la nostra tradizione cosentina. Per 4 giornate, dalle 10 del mattino e fino a sera, grazie al supporto di competenze della Maccaroni Chef Academy, è stato un susseguirsi di momenti dedicati al gusto, arricchiti da attività di intrattenimento e da un'area artigianato con esposizioni e performance. Thank you.
tradizione e innovazione. Perché? Ricette antiche con un tocco di modernità, di innovazione. Oggi abbiamo presente qui con noi 16 aziende partner, alle mie spalle abbiamo gli artigiani, Lanificio Leo, Caruso Tessuti, Luigia Granata che esporranno e faranno dei piccoli laboratori. Inoltre davanti a noi abbiamo i cosiddetti show cooking, come Accademia ci conoscete da sempre proprio per questo. La novità del Degustando 2018 è il movimento pizzaioli italiani con la pizzeria acrobatica. La fiera qua racchiude tutto quello che è la nostra storia e la nostra tradizione. Con la Maccheroni Chef abbiamo organizzato questi piatti nostri tradizionali, innovativi, rivisitati, però di base c'è tutto quello che rappresenta la nostra storia. Poi abbiamo degli artigiani particolari che rappresentano quello che si riesce a fare qua in Calabria. Abbiamo dei ragazzi fantastici che lavorano una filigrana che sembra oro, abbiamo Luigia Granata, abbiamo i tessuti di Caruso, qua veramente si racchiude tutto quello che è la nostra storia di Cosenza. Ampio spazio all'interno degli eventi è stato dato ai bambini che si sono improvvisati provetti chef. Ai bambini vogliamo proprio insegnare come si fa il pane, come si fa la pizza, come si fa la pasta fatta in casa e c'è anche tanta partecipazione, sono tutti entusiasti, già pronti col grembiulino per iniziare questa avventura. È un momento ludico. Perché ovviamente abbiamo i bimbi in fiera. Insieme al panificio di Cuti e alla signora Gennarina di Fagnano che ha portato anche l'acqua, faranno dei fusilli al ferretto. Sono delle attività ludiche e lasciatemelo dire anche formative, perché ritornare un po' a quella che è la nostra tradizione, quindi insegnare a loro, tramite proprio chi lo fa di mestiere, no? Il panificio Cuti è un panificio ovviamente antichissimo. Noi oggi vogliamo qui trasmettere quelle che sono le tradizioni enogastronomico-culinarie della nostra amata terra. I bambini si vestiranno da chef, daremo noi le divise, regaleremo noi il cappellino nel grembiulino e loro impasteranno, ecco, le mani in pasta, metteranno effettivamente le mani dentro il pane, dentro la pasta. È vero, fare un fusello al ferretto ormai chi lo fa più, però se lasciamo andare le nostre tradizioni cosa rimane? Nel corso delle giornate, tanto spazio è stato dato anche al sociale. Dietro ogni azienda, quindi dietro ogni prodotto tipico e non, ci sono dei volti. I volti delle persone che hanno investito e che rimangono in Calabria. La Calabria è una terra di sapori, di odori e di colori, piena di artigiani, ma soprattutto piena di ricchezze, le ricchezze che ci dà il territorio. Abbiamo coinvolto anche l'Associazione Italiana Persone Down, che insieme a noi serviranno più di 1000 zeppole in maniera gratuita a tutti i partecipanti alla fiera. Ecco la tradizione, la zeppola, ma soprattutto, non meno importante, il laboratorio sul pane, il pane antico di San Giuseppe, che richiama proprio a quella che è la tradizione fieristica, insieme alla Carapino Olivetti, del panificio di Cuti. Per i tanti visitatori provenienti da altre città, la fiera è stata anche l'occasione per conoscere le bellezze di Cosenza. Inizia la primavera con la fiera di San Giuseppe, poi quest'anno c'è anche tanto più da visitare, c'è il museo al chiostro di San Domenico, il museo all'interno del parco in Bilotti, il museo all'aperto, il MAB, il ponte di Calatrave, il nostro grande ponte di Calatrave che è questa firma importante. Un tuffo in questa magnifica città e passare qualche giorno in una tradizione popolare, ma visitare anche tutto quello che Cosenza offre. A
Anche quest'anno la fiera ha avuto i colori di tante razze e in una civiltà multietnica Cosenza ha confermato la sua naturale vocazione di città solidale, aperta ed accogliente. Una grande festa anche dell'accoglienza. Abbiamo lavorato insieme a tutte le associazioni per garantire un pasto caldo, un posto letto a tutti gli extracomunitari presenti in fiera. Grazie anche alle condizioni meteorologiche favorevoli, migliaia di persone provenienti da tutta la Calabria e non solo hanno avuto la possibilità di fare ottimi acquisti a prezzi contenuti e godere di una piacevole passeggiata nel percorso fieristico in maniera composta, ordinata e divertita. Tante le proposte, a partire dalle tradizionali terracotte, vimini e piante, fino alle merci più inconsuete provenienti da tutto il mondo. Anche gli studenti cosentini hanno potuto godere appieno della fiera, grazie all'ordinanza del sindaco Occhiuto che ha stabilito la chiusura delle scuole cittadine, ad eccezione dei nidi di infanzia e degli istituti di formazione, per tutta la durata dell'evento, ovvero dal 15 al 19 marzo. Per non creare problemi ai genitori è stato garantito il servizio della città dei ragazzi per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni che sono stati intrattenuti con diverse attività, laboratori creativi e didattici, giochi da tavolo, letture animate, attività fisica e motoria. Il lungo serpentone di persone ha trovato grande accoglienza e una città perfettamente pulita e sicura, grazie al lavoro costante di Ecologia Oggi e ad un eccellente servizio d'ordine e di sicurezza garantito dalla Polizia Urbana e dalle altre forze dell'ordine, in costante allerta, oltre che dalle numerose vie di fuga posizionate in modo strategico nelle zone particolarmente congestionate. La Fiera di San Giuseppe è stato un evento che ha messo a dura prova la macchina organizzativa comunale, che ha funzionato alla perfezione. Nonostante il grande afflusso di visitatori, non ci sono stati problemi per quanto riguarda la viabilità. Ai cittadini è stata chiesta collaborazione, invitandoli ad evitare l'uso dell'auto e ad utilizzare i mezzi pubblici messi a disposizione dall'AMACO, mentre per tutti i visitatori provenienti da fuori città sono stati resi disponibili numerosi parcheggi dislocati nei pressi della fiera. È calato il sipario sulla Fiera di San Giuseppe, che si è chiusa con un bilancio estremamente positivo e numeri decisamente importanti che hanno confermato la validità e l'efficacia della proposta. Il brulicare di vita, suoni, colori e profumi che per molti giorni hanno animato la città, il giorno dopo è già un ricordo. Ai cosentini, già dalle prime ore dell'alba, è stata consegnata una città pulita, nel pieno della sua efficienza e pronta a ripartire per nuove ed importanti sfide.